Ti imbatterai d'improvviso in una scheletrica nave, di codesti velieri la comparsa è presagio assai grave. Saranno tanti da poterti mettere alle strette. Soccomberai sotto l'ira delle ciurme maledette. Inizierò questo racconto parlando del famigerato capitano Flameheart. Egli fu uno dei primi pirati a solcare le acque del mare dei ladri, ma fu, purtroppo, anche uno dei primi a contrarre la maledizione degli scheletri, entrando in contatto con degli oggetti maledetti. Bloccati su di un'isola, Flameheart e la sua ciurma trovarono un calice d'oro che si riempiva magicamente di acqua all'infinito. Dal calice bevvero tutti. E nel tempo capirono che alcuni bisogni fisiologici, come mangiare e bere, per loro non esistevano più. Ma ogni cosa ha un prezzo. Infatti, lentamente e inesorabilmente si trasformarono in quelli che oggi chiamiamo gli scheletri. A differenza degli altri, il capitano Flameheart mantenne la sua mente e diventò il malvagio signore che ormai tutti conosciamo. Molto tempo dopo, un fabbro di nome Vanda e il suo amico Salty trovarono i resti del fiore all'occhiello di Flameheart, la Burning Blade, una nave di cui i degni avversari erano ben pochi. Essa, infatti, aveva a bordo dei cannoni di una potenza devastante. Tentando di riprodurre i poteri dei cannoni della Burning Blade, Vanda creò le palle di cannone maledette. Ahimè, contraendo anch'ella la maledizione. Un giorno, infatti, le palle sparirono dal suo negozio di Golden Sands e con loro pure Wanda. Anche lei, come Flameheart, mantenne la sua mente, anche se deformata dalla malvagità. I poteri datele dalla maledizione le permetterono di comandare gli scheletri e di allargare la maledizione persino la flotta da lei presieduta. Si pensa che Wanda sia stata chiamata da Flameheart in persona per rafforzare le sue fila e che in qualche modo abbia assunto il controllo di parte dell'esercito del capitano. Essenzialmente, Wanda è la ragione per cui esistono le navi degli scheletri. Lei è la forza che si cela dietro l'invasione delle ciurme di non morti. E forse, a pensarci bene, c'è lei dietro anche molto altro. Ho parlato della Burning Blade e dei suoi cannoni potentissimi, ma come possono esistere delle armi del genere? La risposta a questa domanda probabilmente è sempre stata sotto i nostri occhi, ma nessuno di noi l'ha mai notata. Il segreto è nella morte. Nella morte possiamo vedere ciò che è stato perduto e forse persino ciò che è stato rubato.